Nel corso del tempo e nelle diverse civiltà, le interpretazioni e l'atteggiamento delle persone nei confronti della follia hanno subito notevoli cambiamenti. Dato che è impossibile trattare in maniera esauriente, esaustiva e in pochi minuti tutta la storia della psichiatria, sarò costretto a ricorrere ad alcune schematizzazioni per provare ad essere il più chiaro possibile. Mi perdonerete se sarò super sintetico nel percorrere centinaia di anni di storia, ma uno degli obiettivi di questi video è anche quello di essere veloci. Le domande a cui vorrei provare a rispondere sono: quale spiegazione si è data delle malattie mentali nel corso della storia? Inoltre, quali persone o quali istituzioni si sono dedicate allo studio dei fenomeni mentali patologici? In che modo venivano trattati i pazienti psichiatrici nelle varie ere dell'uomo? Queste sono le tre domande che potremmo provare a rispondere in questo excursus storico molto breve sulla psichiatria. Sebbene ci siano alcuni antropologi che facciano risalire la presenza di malattie mentali all'epoca addirittura del Neolitico, le prime osservazioni attendibili relative a patologie psichiatriche si fanno risalire indicativamente all'epoca dell'Antico Egitto. A quell'epoca e in quell'area del mondo si riteneva che le malattie non si potessero cons essere considerate fisiche o psichiche, e tutto veniva ricondotto ad anomalie dell'organo cardiaco, quindi è ricondotto a una dimensione profondamente fisica. Tutto aveva un'origine corporea, anche le manifestazioni comportamentali e le alterazioni psichiche dell'interiorità degli esseri umani. Alcuni antropologi fanno risalire le prime descrizioni dell'isteria, un concetto che appartiene in realtà all'epoca moderna, al Novecento, proprio all'epoca degli antichi egizi, e si ritiene che le prime descrizioni di individui che venivano posseduti da idee bizzarre, oppure che percepivano il mondo in maniera diversa, possano risalire proprio a quell'era. Nell'epoca successiva a quella dell'antica Roma e della Grecia, tra il V secolo a.C. e il VI secolo d.C., la follia possedeva, una forte connotazione mistica, decisamente più spirituale in qualche maniera rispetto a quella dell'antico Egitto, alle volte di tipo oracolare e quindi rivelatrici di verità sui misteri del mondo, o ancora di tipo punitivo, da affrontare con trattamenti di tipo catartico e religioso da parte di sacerdoti o anche filosofi che risultavano quasi una sorta di terapeuti o di psicoterapeuti ante litteram. In realtà fu Ippocrate che introdusse importanti concetti inerenti alle patologie psichiatriche. Secondo la sua dottrina medica e filosofica, le condizioni di salute o di malattia venivano spiegate come conseguenza dello sbilanciamento di quattro umori, ed in particolare, ad esempio, per la depressione sarebbe stata uno sbilanciamento della bile nera, un eccesso di questa bile nera a generare la malattia depressiva. Ippocrate individuò inoltre nelle freniti, nelle cosiddette freniti, le malattie psicotiche organiche primitive del cervello, quindi lui le chiamava disturbo mentale acuto con febbre. Invece nelle manie, quelle che poi chiaramente si chiamano manie, i disturbi mentali acuti senza febbre, nella melanconia, il disturbo mentale stabilizzato o cronico, detto insania, e infine sottrasse l'epilessia al mondo magico. Infatti veniva definito morbo sacro l'epilessia, dovuto addirittura ad una maledizione degli dèi, attribuendo lo significato simile a quello odierno, quindi completamente all'interno della medicina. Per quanto concerne i sintomi somatici, senza danno fisico, sempre Ippocrate, ad essi per la prima volta venne dato il nome di isteria, dal termine greco indicante l'utero. Si riteneva che quest'organo, l'utero femminile, migrasse all'interno del corpo entrando in contatto con altri organi che così influenzati potevano fare male o dare disturbi. L'isteria fu vista per la prima volta come il frutto anche di un'insoddisfazione erotica, come poi sostanzialmente avvenne secoli dopo con l'interpretazione fornita dalla scuola psicoanalitica di Sigmund Freud. Saltando ancora in avanti,
Nel periodo tra il Medioevo e l'età moderna, l'interpretazione prevalente delle malattie mentali cambiò nuovamente in maniera molto drastica. Si parlava di possessioni da parte di spiriti malvagi o addirittura del diavolo, di debolezza morale, di punizione, di castigo divino. In questa epoca, che spesso è definita oscura, anche se non è esattamente così, d'altra parte fu il periodo in cui le donne affette da malattie mentali venivano accusate di stregonerie condotte sul rogo. Fu proprio nel Medioevo e nei secoli subito dopo che si iniziò ad affrontare su grande scala anche la gestione dei disturbi mentali, che in assenza completa di terapie efficaci i pazienti affetti da malattie mentali venivano respinti via dai primi grandi agglomerati umani in maniera sicuramente molto barbara. È vero che i malati mentali che disturbavano, aggredivano o inquietavano le persone venivano portati fuori dai limiti della città e segregati nei boschi. Questi accadimenti hanno dato origine a molti miti e leggende che ancora oggi rimangono in luoghi isolati e misteriosi, come ad esempio quella delle streghe, degli elfi, dei mostri e altri personaggi o eventi mitologici. Facendo un altro grosso salto in avanti, direi si può passare all'illuminismo, dove Foucault arrivò a sostenere che la psichiatria nacque in qualche maniera come una forma repressiva, della nascente classe borghese, della borghesia. Fu proprio durante l'illuminismo che Philippe Pinel, però liberò il paziente psichiatrico dalla sua concezione di reietto, di estraneo, di alieno, facendolo divenire un vero e proprio malato, quindi portandolo all'interno della medicina. Viene spesso detto che Pinel spezzò le catene degli alienati, con le sue teorie sicuramente innovative per l'epoca. Possiamo dire infatti che con Pinel nasce la psichiatria, vera e propria come branca della medicina, sebbene, già Ippocrate provò a fare questo, forse solamente in questo periodo la psichiatria diventa effettivamente una specialità medica a tutti gli effetti. In maniera simile, spostandoci dalla Francia all'Italia, Vincenzo Chiaruggi in Toscana creò nell'ospedale di Bonifazio a Firenze uno dei primi veri e propri reparti di psichiatria e nel 1793 stampò il suo trattato della pazzia in genere e in specie, che rappresenta la prima opera medico-scientifica sul tema della categorizzazione della malattia mentale, una sorta di primo manuale di psichiatria dell'epoca. Le radici degli odierni sistemi di cura affondano sicuramente nel XVIII secolo, quando furono concepiti i primi asili per gli alienati, quelli che venivano chiamati asili per gli alienati. Da queste strutture deriveranno poi in seguito i manicomi o gli ospedali psichiatrici, che anche in Italia sono stati rifugio e, possiamo dire, anche prigione, purtroppo, per i malati durante gran parte del XX secolo. In tali ambienti, l'elevata concentrazione di pazienti favoriva l'osservazione e la classificazione delle malattie da parte degli psichiatri, o definite all'epoca anche alienisti, e quindi, nonostante la barbarie, di questi luoghi, si riuscì comunque ad andare avanti nella teorizzazione della malattia mentale come facente parte della medicina. Le grandi strutture di contenimento dei malati mentali avevano la loro ragione di essere in parte, quindi, nello studio dei fenomeni mentali patologici e in parte anche nella necessità, in maniera non poi così diversa da quello che accadeva nel Medioevo, quindi di buttare le persone affette da malattie mentali fuori dalla città, di contenere le intemperanze, le bizzarrie dei pazienti, isolandoli dalle altre persone. In questo periodo, purtroppo lungo e sofferto, iniziarono a nascere le prime angoscianti storie sui luoghi della psichiatria e sugli psichiatri, spesso visti come personaggi oscuri e sadici che governavano istituzioni paurose ed estreme. Nel corso del 1800, avvennero grandi cambiamenti in psichiatria, perlomeno sul piano teorico, ma in seguito anche con grosse ripercussioni sul piano pratico, con i lavori di Emil Kraepelin e di Eugen Bleuler.
Kraepelin, importantissimo psichiatra tedesco, si può dire che compilò la prima classificazione unanimemente condivisa dei disturbi mentali e formulò le categorie diagnostiche della psicosi manico-depressiva, oggi chiamata disturbo bipolare, e della demenza praecox, oggi chiamata schizofrenia. Il lavoro di Kraepelin ha evidenziato l'importanza dell'origine biologica di questi disturbi e la necessità di utilizzare strumenti di ricerca e di misurazione precisi, oltre a metodi di cura che tenessero conto, possiamo dire, della dignità della persona. A lui si deve il merito di avere ulteriormente unito la psichiatria alla medicina, diminuendo lo stigma, nei confronti del malato mentale. Eugene Bleuler, invece, fu uno psichiatra svizzero, che contribuì ulteriormente ad affinare i concetti teorici che hanno poi fondato la psichiatria moderna. In particolare, il concetto di schizofrenia assunse i connotati moderni. Le sindromi schizofreniche sono caratterizzate, appunto, secondo Bleuler, dai tre processi patologici della dissociazione, del delirio paranoide e dell'autismo, termine quest'ultimo da lui coniato per i pazienti schizofrenici ed in seguito esteso anche alla specifica malattia evolutiva. Fino all'Ottocento, la malattia mentale era considerata sostanzialmente inguaribile e progressiva. Questo giustificava l'isolamento dei pazienti per la salvaguardia delle persone civili, del cosiddetto pubblico del coro. Gli strumenti terapeutici in molte istituzioni medico-ottocentesche erano spesso assurdi ed inumani: torce ghiacciate, diete sbilanciate, isolamento, contenzione fisica estrema e molte altre pratiche prive di senso per la moderna psichiatria. La situazione era destinata, per fortuna, a migliorare notevolmente nel corso del Novecento, grazie all'introduzione di varie forme di psicoterapia e dalla scoperta degli psicofarmaci. Un primo grande passo in avanti, dell'era moderna fu il pensiero di Sigmund Freud, il cui immenso messaggio scientifico, ed umano criticava profondamente l'incurabilità della malattia mentale. Freud, basandosi sugli studi da lui effettuati insieme a Jean-Martin Charcot e Joseph Breuer e sulle nuove idee riguardanti l'inconscio, elaborò, possiamo dire, il primo modello completo sulle malattie mentali e un approccio psicoterapeutico per il loro trattamento, definito, poi psicanalisi. Il suo pensiero, quello di Freud, fu talmente importante e fondamentale che rimase, il modello predominante, utilizzato da tutta la classe medica per la professione, per il trattamento di disturbi mentali, fino ad almeno la metà del XX secolo, quando lo sviluppo della terapia elettroconvulsivante, introdotta negli anni 30, il cosiddetto elettroshock, e le cure basate sui farmaci, riportarono la pratica della psichiatria verso un approccio più scientifico, più meccanicistico in qualche maniera. Prima di arrivare all'epoca moderna della psichiatria, quella nella quale avviene la scoperta degli psicofarmaci, bisogna, a mio parere, soffermarsi un secondo sul ruolo scellerato che a metà del Novecento venne attribuito alla psichiatria. È importante ricordarselo perché la psichiatria è a rischio di essere utilizzata in maniera anomala e inumana. Nella Germania nazista e poi nell'Unione Sovietica, le conoscenze di psichiatria furono strumentali all'eliminazione di oppositori politici e anche all'attuazione di politiche eugenetiche. In Germania esistevano commissioni formate da psichiatri e medici incaricati di selezionare i malati fisici e mentali che dovevano poi subire l'eutanasia. Nell'Unione Sovietica la dissidenza politica poteva essere addirittura diagnosticata come una malattia mentale, come un'alienazione, e l'oppositore veniva in questa maniera allontanato dal posto di lavoro e spesso rinchiuso in ospedali psichiatrici, che erano sorte di carceri per tutti coloro che non la pensavano come il mainstream del governo voleva. Ecco. Ritornando in ogni caso alla nostra storia della psichiatria come scienza moderna, come scienza medica e alla contemporaneità, è davvero importante sottolineare il ruolo, a partire dagli anni 50 in avanti, che ebbero gli psicofarmaci come mezzo per liberare le persone dai sintomi di malattie e restituire, i pazienti psichiatrici alla vita normale insieme alle altre persone. I primi psicofarmaci destinati a cambiare in modo radicale e diffondere le metodologie di cura furono sintetizzati fra gli anni 40 e gli anni 50. E diciamo che conobbero una rapida diffusione, molto veloce, perché vennero salutati quasi come un miracolo, poiché riuscivano a contenere i sintomi della malattia mentale. Nei decenni seguenti,
il netto miglioramento delle conoscenze di neurobiochimica ed il continuo sviluppo di nuove molecole che possono agire, come si sa, sempre più incisivamente, selettivamente su particolari tipi di recettori neurotrasmettitoriali, con effetti secondari che si spera siano sempre più ridotti man mano che si sviluppano nuove molecole. In ogni caso, questi farmaci hanno migliorato ed arricchito notevolmente le opzioni terapeutiche disponibili per la gestione e la cura delle principali malattie psichiatriche, e si vanno ad unire ad altre forme di cura come le psicoterapie e le attività riabilitative. Dal secondo dopoguerra, i sostanziali progressi nella ricerca delle scienze del comportamento hanno dato origine, in effetti, a forme di psicoterapie che sono dimostrate molto efficaci in prove controllate nel ridurre o eliminare molte condizioni psicopatologiche, specie con il supporto della terapia farmacologica. Diciamo che il trattamento psichiatrico è diventato combinato o integrato, come si dice modernamente. Il panorama delle psicoterapie oggi disponibili, in effetti, è molto vasto e complesso, e fa capo a scuole di diverso orientamento, che alle volte sono anche in conflitto tra loro, ma tutto questo ha notevolmente ampliato la possibilità di scelta dei pazienti e di trattamento dei disturbi psichiatrici. Un altro importante evento che vale la pena ricordare della psichiatria moderna è stato lo sviluppo da parte dell'APA, dell'American Psychiatric Association, del suo Diagnostic and Statistical Manual, il DSM, dei disturbi mentali, che al momento attuale rappresenta la più diffusa tipologia di categorizzazione nosografica delle patologie psichiatriche. Caratterizzato, secondo i suoi sostenitori, ma tale posizione è stata anche spesso criticata, da criteri di universalismo e di ateoricità, quindi di obiettività. Sebbene l'era moderna sia costellata da molte altre tappe di avanzamento della psichiatria in termini teorici e pratici, vorrei concludere questa rapida carrellata storica sulla psichiatria ricordando l'opera L'universale valore dell'italiano Franco Basaglia. Nel 1978 Franco Basaglia portò nel Parlamento italiano una legge che prevedeva la dimissione dagli ospedali psichiatrici e la cura dei malati negli ambulatori territoriali. Questa fu una rivoluzione. La legge 180, tuttora vigente, prevede il ricovero solo in casi di acuzie presso gli SPDC, i cosiddetti servizi psichiatrici di diagnosi e cura, rendendo l'Italia di fatto un paese pioniere nel riconoscere i diritti del malato psichiatrico e nel favorire la territorializzazione dei servizi di cura del disagio psichico, a loro volta costituiti da centri di salute mentale, CERT, centri diurni, residenze protette, consultori e comunità terapeutiche. L'opera di Basaglia rappresenta ancora oggi la premessa per una psichiatria etica, scientifica, che mette in primo piano i bisogni della persona, non solo rispetto alla patologia mentale, ma anche ai suoi simili e al tentativo di perseguire una vita dignitosa e senza discriminazioni.